Oh, vai, eccolo lì. Che mese è? Ottobre. Siamo in Trentino Alto Adige. Siamo a Urban. È il ristorante aperto al Sio Chiesi. Siamo a Trento. Futura maestra del museo di Trento. Questo è il mio eccolo futuro. Lì. Eccolo. Questo. Urban? Urbano. Cioè, il tentennio alla Cannatà. Cannatà c'è sempre il tentennio quando come è con mai? Me. Come mai? Cannatà. Dimmelo. Allora, sto per prenotare l'ingresso al museo. Fai un museo? Entriamo al museo. Siamo al museo. Eccoci qua. Sei contento di essere al museo? Sì, moltissimo. Sono una bambina felice. Allora, siamo praticamente nella storia della vita, dove troveremo delle tracce della vita, piccolo grande segreto della vita. Cosa hai scoperto sul metano? Metano puzza quando esce dal mio ano. Abbiamo trovato i nostri simili. Il primo piano da visitare è finito. Ora procediamo verso il secondo piano da visitare. Mi scusi, dov'è l'uomo vitruviano? Per andare dai Gigli a Pistoia, la seconda rotonda sopra il cavalcavia c'è l'uomo vitruviano, l'hanno fatto di ferro buono. Ha fatto la ditta di che Fabio Bravo, si chiama la Nova Castagnoli. Bellino un monte, guarda, davvero ha fatto un lavoro speciale. Ma perché un mobile labbra? Che c'ho da fare esili, cani. Siamo usciti dai musei, siamo nella parte esterna dove c'è i giardinetti. Ci vediamo a cena, certo, nel posto del Val di Rabbi. Ciao. Salve a tutti, questa sera analizzeremo alla nostra tavola un'antichità, il portatovaglioli. Quanti giovani come me utilizzano nelle loro case per 3-4 giorni consecutivi un simpaticissimo tovagliolo in tessuto anziché quello di carta e lo adornano con un meraviglioso portatovagliolo? Mettiamo in quelli del posto. Per quanto mi riguarda sono un ottimo oggetto da poter usare però come arredo bottiglia. È arrivato un porta tovagli con ah, buono! Grazie per il compleanno. Sondaggio numero 2, tipo di pasta preferito. La mia è spaghetti e fusilli. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Lo spaghetto è molto buono. Fusillo, fusillo. Eccolo. Il fusillo, fallillo, va bene. Falle. No. Falle. Country Road, West Virginia. Country Road. Va bene? Senti il odore di legno, buono! Buono, mamma mia! Buono, buono speciale, guarda! Ci vediamo domani! Wow! Eccolo lì! Vai! Che succede oggi? Non lo so! Ti sembra per caso ce l'ho scritto in fronte? Chissà cosa è successo! Stiamo andando a Val di Peio, dove faremo un'ottima attività tarzanellistica. Ciao, ciao. Grazie. Secondo me stanno cercando alcuni. Siamo? Sì. Vecchie. Cazzo, non c'hai. Non c'hai gli attacchi, sei disorganizzatissimo. Tutti vestiti come dei soldatini. Dei minatori. Stiamo andando a fare questa attività in Tarzanino. Una sorta di via ferrata, un pochino più pericolosa perché è scivolosa. Ciao. Siamo qui, c'è Giampaolo per aprire il percorsone nelle cascate del Niagara. Perfetto. Di Vermiglio. Gobbone! Quasimodone! Quasimodone!
Buonasera a tutti, siamo qui abbandonati dalla nostra guida escursionistica che non c'è più, è andato via, adesso... ci ruberà la macchina, tutti i portafogli, telefoni, cellulari, soldi. Grazie Davidone, ciao! Più vicino vai, così almeno si vede meglio. Che c'è? Le accole? Che c'è? Che siamo partiti da un dislivello di circa 1105 metri e ora siamo a un'altitudine di 879 metri. Abbiamo percorso queste rapide in modo davvero difficoltoso perché la temperatura atmosferica è umida. E quindi la difficoltà è stata questa, però tante cascate come questa che era l'ultima di 7-8 metri e quindi molto bello tutto. Ciao! 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 Sì, un evento eccezionale, state sintonizzati sul canale di alessiodapporto.com, cliccate la campanellina per rimanere aggiornati e mi piace e condividete i video in modo tale che così almeno da 21 visualizzazioni passano a 22/23, sarebbe ottimo, ecco. Grazie! Ciao! Ciao! Sono sempre io la sua apertura. Sì, per me la mascherina non è male. No. È maleducazione. Non credo. Parlare dopo così. Chiuso la mascherina, tavola da letto. Beh, un commensale perfetto, no? Ah, quindi cosa mangi? Risotto. Non so con che cosa, ravicchio. È un risottino al vino che non ho capito quale vino. Dei nordico. Dei nordico. Insomma quello. Dove sono gli occhiali? Che giorno è? Oggi è 2 ottobre 2012, 2:20, e quindi è il mio compleanno, fine dei 30 anni. Questo di buono, di ratto piedi stanotte così, ti levo tutti i puzzi a te dei piedi. Schifo. Ciao. Ciao. Buonasera! Allora! Proprio posto giusto dove urlare. Sì. Questo. Allora oggi è sabato, abbiamo eluso la sorveglianza che c'è all'ingresso di questo sentiero per andare a vedere in che condizioni è il ponte sospeso. Salve! Dei boschi, non so se l'avete mai visto, è l'elfo dei boschi. Perfetto. Per mandarvi nella giusta direzione, dove volete andare? Al ponte sospeso. Dovete andare dritto di là. Grazie. Un indizio. La colonnina SOS del sentiero. Salve. Salve. Dove dovete andare? Per il fiordo massimo della Norvegia, dove dobbiamo andare? A dritto di là, state attenti al meteo. Arrivederci. Arrivederci. Per la stazione? Per la stazione, a dritto di là. State attenti al meteo. Siamo arrivati. Allora nulla ragazzi, cioè, nonostante tutte le varie indicazioni dello gnomo e dell'info point, abbiamo sbagliato strada e siamo in Oregon. Siamo allora siamo signorina, siamo scesi da lassù. Bene. Esatto, concludiamo la giornata di oggi, quindi spengi la telecamera. Sì, finalmente. Arrivederci signori. Oddio, il batissone, finalmente sei arrivato con noi. Sì, palle. Come che palle, ci tocca fregarci. Sì, sono una mezza Fiat. Chi c'è? C'è Brunetto, detto Barbetta. Da qui alla cascata di Doccione c'è un'ora. Ci si fa, dice. Ci si fa, ora si fa una bella camminata, un po' di trek e poi si va, eh. Vai. Un po' di trekking. Ci si vede nel percorso. Ci si. Ciao. Ci siamo già fermati, mi sembra. Sono già morto io. No, è che sono le foglioline, vedi, belline illuminate dal sole. Perché scatta la mano ci può stare, però devo scegliere la falle, giusto? Sto cercando i tracolline. Serva le tracolline. Serva. Sono sulla schianta in terra, mo? No. Metti 24 e 50. 24. Scusa se sono professionista. Cosa stai facendo? Sto inquadrando te. Ma stai registrando? Bello, sì. Lo senti il suo rumore o no? Sì, quindi mi scappa anche da pisciare. Sì, anche a me. Mi scappa da... Da pisciare, dai. Come arrivai? Sì, non c'è un botto di gente. Come l'altra volta? Sempre così. Se ne veni alle 5 di mattina non trova nessuno.
Non fare pubblicità alla Gobe che pianta gli alberi se compri i suoi filtri. Boom baby, alla grande! Se volte sono messo in prima fila, non c'era più nessuno. Ho preso molto d'acqua anche, però va bene così. Bisogna andare over the limit. Bello! Oh, dove posso vedere la foto? Allora, la foto a questo link Instagram qua, lo vedi? Perfetto, così. Alla grande. Verdagna fatto per me. Ora si sente in mezzo, sai che lo vedo ancora un po' impegnato. Vabbè, ha fatto anche lui. Sai che sta facendo, fa dei ponti, vuole della gente. Così a casa. Comunque Verdagna fatto, andata alla grande. Ora si va a il doccione! Doccione! Andiamo! Ehi là! Doccione! Sei un demente! Oh, allora? Allora sanno sale uregge di trombetta, ma questo pisci? Che cazzo fai? Che cazzo sta facendo? Dai, oh! Ma neanche in pace vi fai stare! Perché stai facendo roba con questo? No, stavo facendo dei video per le mie stories. Quindi, cioè, se te poi ti togli anche, vabbè, la facevo per bene. Ecco, no. Ne vado. Grazie. Tu mi falsi la osa, la misura del... Vai, levati da voglio! La grande! Hai fatto roba o no? Sì, ho preso il primo piano con l'erbettina verde davanti, molto simpatica. Anche se ora è scesa un po' la nebbia. Bello, sei un po' mistica la situazione mia. Devi aiutare! Arrivederci! No, Discreta giornata! Che cazzo ti godi? Finalmente siamo ritornati dopo il Covid, che c'è ancora, ma però bisogna l'adottare perché mancano soldi. Dove siamo? Indovina un po', dai. Siamo a Saba Pizza. Non c'è posto. Sì, penso. Sì. Non so io. Che? Adesso mi fanno già le patte. Dammi la cosa, dammi la patata. No. Problemi. Certo. Ma stai riprendendo me? Sì. Brutto bastardo. Sto mangiando. Ha sentito? Cioè, si sente dal video secondo te cosa hai messo alla bocca? Sembrava stesse ingoiando uno snorchi, credo, qualcosa del genere. Me ne vado, non sei. Che ti serve? Il profittone. Profitterò. Ma che l'è? È un dolce. Ah, sì? Ma grosso? Sì, è grosso. Allora, bene, ma come l'è? Sarà. Si è finito tutto. Come sempre. E ora? Perfetto. Ah, quello. Se andavo da qualche altra parte mi facevi vedere il drone, volevo vedere il drone. Volevo vedere il drone. Ciao. Tira mano. Vai, chiudi la te, Simone. No, te. Non nello stesso modo in cui l'ha chiusa Alessio. Sì, ma dai. Ciao Cicci.